Ciao ragazzi, sono Daniele Proietti e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero bene. Io in questo periodo sto utilizzando tantissimo l'alcol isopropilico spray. Questo è puro al 90% ed è fantastico. Il suo lavoro principale è quello di essere un pulitore sgrassante e fantastico. Ti toglie, scioglie il grasso, qualsiasi tipo di grasso lui lo scioglie. E il bello è che non lascia residui. A differenza del classico alcol che abbiamo a casa tutti quanti, sempre a 90 gradi, e questo è molto meglio. E adesso vi spiego perché. Andiamo a leggere le caratteristiche. Ovviamente è altamente infiammabile, fate attenzione, leggete bene le descrizioni. Allora, alcol isopropilico spray con una purezza del 90%, è fantastico. Può essere utilizzato come pulitore, sgrassante o solvente. L'alcol isopropilico è incolore e limpido, non contiene coloranti e profumi ed è versatile da usare. Ora lo andremo a utilizzare anche sulla macchina. Pulisce e rimuove in profondità qualsiasi tipo di sporco, aloni e impronte da superfici, evaporando rapidamente senza lasciare residui. Può essere impiegato nella pulizia degli ambienti domestici, dei cellulari, smartphone, mouse, tastiere, monitor, computer, portatili, dei dispositivi elettronici come CD, DVD, circuiti stampati. Può essere inoltre usato per la pulizia di dispositivi ottici come lenti, obiettivi fotografici e microscopi. L'alcol isopropilico viene utilizzato anche come disinfettante. La cosa buona dell'alcol isopropilico è che è praticamente più delicato rispetto all'alcol classico, ad esempio questo qui, quello 90 gradi rosa che ci abbiamo a casa. Vediamo le modalità d'uso. È bene leggersi sempre la scheda tecnica di ogni prodotto per utilizzarlo al meglio. Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie ad una distanza di 20-30 cm, oppure spruzzare su un panno. Panno, eccolo, ce l'ho. Pulire la superficie con un panno pulito. Ok, oppure se la spruzziamo direttamente sulla superficie, così puro, dopo ci passiamo il panno. Ripetere il processo di pulizia se necessario, sì. Attendere l'evaporazione completa del solvente, sì, perché lui evapora tutto e non lascia residui. Diciamo, se per caso su uno specchio, un vetro, rimane un alone, quello è il grasso che l'abbiamo spostato e dobbiamo pulire, dobbiamo ripetere la procedura. Però lui di suo non lascia nulla. Si consiglia di testare in un punto nascosto la superficie da trattare prima di procedere al suo utilizzo. Sì, perché diciamo è sempre bene prima provarlo in un punto nascosto per vedere se non crea problemi. Ok, mi raccomando ragazzi, è molto infiammabile. Non bisogna fumare perché i vapori si incendiano. Ok, proviamolo, ve lo faccio vedere. La bomboletta è da 400 ml. Descrizione multilingua da una parte. Bella bomboletta grande. Vediamo un attimo. Sulla carta si sente un profumo caratteristico leggero di proprio di alcol. Eccolo, sta evaporando, si sta asciugando, sta scomparendo. Ragazzi, non c'è più nulla, non c'è più nulla, niente. Anche l'odore non si sente più. Fantastico. Ora vi faccio vedere come lo sto usando io sulla macchina. Andiamo. Ci serve un panno e andiamo. Panno. Thank you.
Questo prodotto sui vetri è fantastico. Voglio sapere quanti di voi hanno il vetro sempre appannato. E poi tutte le volte che noi facciamo questo gesto involontario, classico per andare a spannare il vetro, perché non si spanna mai, noi appena tocchiamo il vetro lo ingrassiamo. Con questo prodotto viene fantastico. Andiamo a pulire il vetro. Se noi lo utilizziamo in macchina, questo prodotto è bene aprire tutti e quattro i finestrini al nostro abitacolo, perché comunque se no dopo ci irridiamo un po' gli occhi. Oppure possiamo spruzzare direttamente il prodotto sul panno e poi dopo lo andiamo a passare sul vetro. Vetri posteriori, guardate cosa c'è qua. Allora, siccome a me piace sempre uscire con gli amici e spesso prendo la macchina e a volte siamo in 5 in macchina e dietro in 3 si sta stretti e qualcuno appoggia la testa sul vetro, questo qua è il grasso magari della fronte, della testa o dell'amico, del bambino che ti fa questo. Ok. Wow! È sparito subito! Ragazzi, è fantastico! Si è pulito in un attimo! È veramente eccezionale e rapido! Non so che altro dire! È fantastico! Si è pulito in un attimo! Questo è il panno e non vi sto raccontando stupidaggini, effettivamente pulisce, lo sporco che ho tolto si è depositato qui sopra il panno. Caspita ragazzi, sono rimasto senza parole dalla rapidità con cui ti toglie il grasso. È diventato ufficialmente il mio pulitore sgrassatore ufficiale, cioè questo fisso in garage e a casa, proprio tantissimi usi. Se lo volete utilizzare anche voi vi lascio dei link in descrizione. Ok ragazzi, possiamo finire qui il video, spero che vi sia piaciuto e che sia stato utile. Come sempre, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, se il video è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, e per ogni mi piace uno sgrassatore delicato funzionante per tutti. Bene ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima. Ma c'ho la lente sporca. Ok, ora va meglio.